eravamo visti qui il 25, il 27, se non ricordo male, o 25 gennaio, adesso siamo al 20 settembre. E ho cercato di mettere così insieme un po' di dati in modo da rendere chiaro cosa sta succedendo, no? In modo che tutti possano avere una visione abbastanza così dettagliata del problema, perché se no si parla sempre su cose in cui mancano i numeri, mancano i dati, no? Ringrazio sia l'ingegner Ferrari, progettista, che il dottor Giuseppe Gagliano, geologo, con i quali ho discusso a lungo. Devo anche dire che con l'ingegner Ferrari noi originariamente avevamo stabilito la riunione per il 21, poi lui mi aveva detto che il 21 era occupato, l'abbiamo spostata al 20 perché a lui faceva più comodo, e poi ha avuto il veto dall'amministrazione a venire, quindi mi dispiace che non sia qua perché è una persona con la quale si può parlare in modo tecnico, in modo intelligente. Programma. Facciamo una breve storia dei bacini bovesani e poi parliamo delle due versioni del progetto del bacino di Tetti Molettino, poi alcune proposte e le conclusioni. Vediamo la situazione attuale dei bacini a Boves, la conoscete tutti, scusate, il lago dei Giordani, il bacino del Mignotte, questa è una vecchia cava d'argilla, diciamo, che viene usata anche per pescare, un bacino no, non bellissimo ma discreto, come anche dal punto di vista ambientale. Quello del Mignot fu fatto con dei fondi antincendio nel 1995 e viene usato attualmente per uso irriguo in modo molto discontinuo. È in cattivo stato, perde, eccetera, eccetera. Non è un bel bacino, diciamo, no, non è neanche molto ben gestito. Avevamo segnalato una discreta pericolosità, nel senso che mancavano delle barriere. E con una strada vicino può succedere che qualcuno ci finisca dentro con la macchina. Ringraziamo chi a seguito di queste segnalazioni ha poi fatto mettere delle barriere di protezione, quindi almeno un piccolo risultato l'abbiamo ottenuto. Ci sono anche dei bacini di carico idroelettrici, di cui uno usato, il famoso impiantino del Colla, uno è usato e uno più grande. No, non più usato, che è un vascone, diciamo, a forma di serpente, no? Lo vedete, che ha circa un volume di 2500 metri cubi. I progetti passati e dei progetti attuali. Beh, si era cominciato con un progetto molto grande, no? Vi ricordate, nell'84 si parlava di una grossa diga sotto l'abitato di San Giacomo, proprio lì davanti al piazzale, davanti alla chiesa. Alta 40 metri, larga 110, si erano spesi un sacco di soldi all'epoca, mi ricordo che si erano fatti quasi 300 metri di sondaggi, si era fatto un volo fotogrammetrico, c'era stato tutto un lavoro di progettazione, queste sono fotografie dei vecchi disegni, il volume di invaso era 680.000 metri cubi. Questo invaso creava dei problemi perché in questa zona c'è una parte di versante non stabilissima e quindi mettere una massa d'acqua al piede poteva accelerare certi movimenti e quindi si era poi deciso di non farlo. In seguito nel 2006 ci fu un'iniziativa per un bacino a Tetti Sablé, un bacino piccolino, vedete che dai 680.000 siamo passati ai 18.000 metri cubi, quindi molto meno ambizioso. Un bacino che poi non è stato fatto per vari motivi, che non sto a ricordare. Io vi dico quali erano i problemi tecnici. Un problema tecnico grosso era che questo bacino prevedeva uno scavo di un terrazzo, un riporto del terreno all'intorno, però la zona in cui si voleva scavare era tutta in roccia, quindi voleva dire fare un sacco di mine, di usare esplosivo di fianco alle case non era una bella cosa, poi i costi salivano molto. E poi non andava tanto bene come quote perché era un po' più basso della bialera, quindi poi per tirare sull'acqua andava pompato, oppure l'acqua poteva essere usata solamente dalla bialera inferiore, quella sottana. Nel 2009 è comparso il progetto del bacino Molettino, che prevedeva un lago, diciamo, senza caratteristiche estetiche, quindi un puro bacino rettangolare in modo da massimizzare l'utilizzo dello scavo. E poi
Nel 2012 fu presentata una seconda versione, che è la seguente. Adesso le vedremo in dettaglio tutte e due. Quindi, in definitiva, i vari così, punti principali che così, segnano la storia della progettazione di bacini nella nostra zona sono il vecchio bacino di San Giacomo, un grosso bacino, un piccolo bacino a Tetti Sablé, un bacino Tetti Molettino, chiamiamolo 1, versione 2009, e un Tetti Molettino, chiamiamolo 2, versione 2012, che sostanzialmente hanno una stessa cubatura, circa 42 mm cubi. Qual è l'iter autorizzativo necessario quando facciamo un progetto del genere? Ci vuole uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, un progetto definitivo, poi ci sarà una conferenza di servizi, un progetto esecutivo, poi ci sarà un bando per affidamento dei lavori e alla fine vengono fatti i lavori e vengono consegnati. A che punto siamo? Studio di fattibilità, non è mai stato fatto uno studio di fattibilità, diciamo che uno studio che prende in esame seriamente le varie possibilità di utilizzo delle acque nel bacino del Colla a fini agricoli, a fini irrigui o anche ad altri fini non è mai stato fatto. Vi ricordo alcune cose. Sono circa 30 anni che ne parliamo, non è mai stata installata nessuna strumentazione che ci dica né quanto piove né quanta acqua ci passa nel colla. Quindi stiamo sempre così a ragionare sul vago. Se io chiedo a un progettista, ma dimmi allora quanta acqua passa nel colla ogni mese, quanta ce n'è? Non si sa. Quindi non c'è né un pluviometro né un misuratore di portata. Non è mai stato fatto nessun studio sulle possibilità di rinvenimento e utilizzo di acque sotterranee, pozzi. Questo è un capitolo che manca. Le previsioni fatte per questo bacino, per quanto riguarda piogge e portate, sono fatte su una stazione pluviometrica che come direbbe Di Pietro, non ci azzecca niente. Nel senso che è una stazione riferita al bacino del Corsaglia, che è diverso sia per dimensioni che per tipo di rocce, eccetera, eccetera. Difatti, vediamo qua il testo, dice i coefficienti di deflusso adottati sono quelli riferiti alla stazione centrale Molini sul Corsaglia. Quindi, diciamo che tutte le nostre amministrazioni in questi anni non hanno trovato nel tempo né la voglia di spendere pochissimo per installare alcuni strumenti per capire qual è il regime sia delle piogge che delle portate nel bacino del Colla. Avessimo questi dati potremmo ragionare un po' meglio. Progetto preliminare, ne è stato fatto in molta fretta, devo dire, ma devo dare atto che i progettisti, nonostante la fretta, ce l'hanno fatta, perché c'erano delle scadenze per i finanziamenti, eccetera, eccetera, sono riusciti a imbastire in tempi molto brevi un progetto, l'hanno consegnato nel 2009. Ed è questo il progetto su cui abbiamo discusso noi nel gennaio scorso. È stata poi elaborata una seconda versione nel 2012 che però non è stata consegnata alla Regione, però è depositata in comune ed è quella che, sulle cui considerazioni sono poi state basate le pratiche di esproprio. Il progetto definitivo è già stato assegnato allo stesso progettista che ha fatto preliminare da parte del Consorzio. Dovrebbe essere, se non sbaglio, consegnato alla Regione entro l'inizio o la fine, se non ricordo bene con precisione, inizio o fine ottobre 2012, quindi è una consegna molto, molto imminente. Se guardiamo il cronogramma delle fasi attuative date dal progettista, si dice in totale si prevede che a decorrere dal momento di avvio del progetto definitivo, siamo adesso, le opere possono concludersi in 2 anni e mezzo. Quindi direi che è un'eredità questo bacino funzionante se verrà mai fatto per la prossima amministrazione. Questa non ce la fa certo a terminare questo bacino. Perché vi sono due versioni del progetto preliminare, un 2009 e un 2012? Perché noi qua a gennaio ci siamo riuniti quest'anno e abbiamo stimolato tutta una serie di considerazioni che poi sono servite di base alla Regione per richiedere delle modifiche, no? Quindi quanto è stato così
espresso in questa sala in gennaio, è poi stato recepito dalla Regione e in base a queste considerazioni sono state chieste al progettista e al Comune delle modifiche che sono poi servite come base per la seconda versione del 2012. Quindi direi che il trovarsi qui non è solo un esercizio sportivo, ma anche una certa utilità. Le due versioni sono molto simili, la copertina è la stessa. Stranamente nella versione 1 del 2009 si parla di 160 potenziali utilizzatori, nella versione 2 si parla di 90, sono già calati, un po' una stranezza. E poi si dice chiaramente che la versione 2012 dice presenta le opere nel loro assetto definitivo come risultante a seguito delle verifiche geologiche e delle comunicazioni pubbliche tenutesi per la condivisione dell'intervento. Quindi mi sembra abbastanza chiaro. Il quadro economico è abbastanza simile, diciamo che finanziamento, le cifre in gioco sono sempre sull'ordine del 1,5 milioni di euro circa. E i due bacini sono sostanzialmente diversi. Uno ha una superficie di 14.400, il vecchio ha una superficie di 11.100 metri quadrati, l'altro è circa una volta e mezzo, più grande decisamente, mentre il volume è lo stesso. Perché è stato spostato? Vediamo subito. Perché ovviamente avevamo fatto alcune considerazioni, intanto sulla profondità della falda, veniva denunciata una falda da progetto oltre i 10 metri di profondità, noi ci si era detto, no, guardate che la falda è decisamente più superficiale, e poi secondo la reazione geologica di allora non vi erano pozzi vicini per determinare la profondità della falda con precisione. Noi dicemmo, queste sono esattamente le diapositive che avevamo presentato a gennaio scorso, diciamo che in realtà vi erano ben 5 pozzi vicino e che la falda aveva delle forti oscillazioni e in dipendenza dalle piogge poteva oscillare invece tra i meno 8 e i meno 3 metri. C'è anche da ricordare che per progettare correttamente la falda va tenuta sotto controllo per almeno un anno, no? Almeno con un piezometro, un pozzo diciamo attrezzato per misurare il livello più o meno nel centro del bacino. Fu affidato da parte del progettista un lavoro geologico a un professionista della zona, il dottor Giuseppe Gagliano, un progettista serio, che ha fatto il suo lavoro e ha rilevato ovviamente quello che avevamo già detto, che la falda è posta tra i 6,40 e i 6,70 metri dal piano campagna, quindi non a 10 ma è molto più superficiale. In più ha fatto eseguire due sondaggi, vedete qua, un S1 e un S2 con dei misuratori di livello dell'acqua. Però questi due sondaggi erano ubicati nella zona del bacino vecchio, chiaramente. L'altro problema era che c'è una conoide, quello che noi geologi chiamiamo conoide, ossia quando un rio laterale sfocia in un rio più grande, trasporta del materiale, fa una specie di cono di detrito. Noi avevamo segnalato che non era una zona buona per fare un bacino, perché c'era il problema di trasporto solido, di avere del trasporto di materiale da parte della montagna trasportata durante le piene all'interno del bacino. Avevamo anche segnalato che a monte c'erano delle cave abbandonate con molto detrito instabile, eccetera, eccetera, quindi il trasporto solido poteva essere importante. Quindi non era assolutamente un posto adatto per fare un bacino. Il progettista, ovviamente, il geologo Gagliano ha recepito queste istanze, le ha fatte sue e difatti dice chiaramente la situazione descritta determina una condizione di pericolosità elevata per la porzione di area interessata dal conoide, eccetera, eccetera, e quindi il bacino è stato spostato in quest'altra posizione. E fin qui ci siamo. L'altro problema era quello della profondità della falda, diciamo che però adesso non andiamo tanto bene, perché noi abbiamo due sondaggi che sono al bordo del bacino attuale, dovremmo averne uno in questo settore che non c'è, in più il progetto viene emesso adesso, il progetto definitivo, e mancano i dati della profondità della falda nel periodo autunnale, che è quello in cui ci sono piogge continue,
che fanno alzare la falda. Io ho misurato alcuni pozzi nella zona l'autunno scorso ed era proprio con le piogge autunnali che la falda si sollevava. Quindi direi che dal punto di vista progettuale questa parte di conoscenza del bacino è ancora molto carente e lo sarà sicuramente per fine ottobre, perché non ci sono i dati, non c'è stato il tempo materiale di raccogliere. L'altro problema è quello del materiale di scavo. Per fare il bacino che si intende fare bisogna portare via circa 50.000 metri cubi. 50.000 metri cubi che sono circa 5.000 viaggi di camion. Vi rendete conto cosa sono? Rumore, polveri, eccetera, eccetera. Da un punto di vista logistica questa scelta è già un po' strana, perché vedete il bacino è qua, questa è via Tetti Molettino, questa è la strada principale che va a Castellar. Viene prevista una viabilità di questo tipo, che è assurda, perché vuol dire prendere i camion, fargli fare tutto sto giro qua, rovinando tutte queste strade che non sono certamente adatte a portare un carico del genere, quando si potrebbero far passare di qua, sempre che si voglia fare questo bacino. Quindi mi sembra la soluzione più dannosa e irrazionale questa. Poi l'altro problema è una volta che questi camion sono arrivati qua, devono passare da Boves da qualche parte, quindi abbiamo 5.000 camion di terra da scavo che se ne vanno a spasso per Boves, per un bel po'. Bisognerà capire dove devono passare. Era stato previsto, il progettista dice, dal punto di vista utilizzo del materiale di scavo, no? Perché se io scavo un sacco di materiale, o faccio una cava o faccio una discarica, da qualche parte lo devo mettere, no? O lo vendo o lo devo piazzare in qualche luogo. Il progettista dice questa frase: per quanto attiene alla concessione per la vendita di materiale scavato, la procedura, eccetera, eccetera, attribuisce ai comuni la possibilità di avvalersi della conferenza di servizi presso la provincia. Mi sono informato, presso la provincia non è una possibilità, è un obbligo. Quindi il comune si deve avvalere di una conferenza di servizi. Però va anche detto che recentemente la regione Piemonte, con una circolare, ha detto che se io faccio uno scavo e ho un'autorizzazione edilizia a monte, ad esempio, mi devo fare la villetta e devo fare uno scavo per farmi il garage sotterraneo, io sono a posto, non devo chiedere un'autorizzazione di cava. Quindi se noi estremizziamo tutto questo, il bacino ha un'autorizzazione edilizia, a questo punto non ha bisogno di procedura di cava. Attenzione però, se non fa la procedura di cava, deve fare una procedura per mettere a dimora da qualche parte i materiali di scavo, che o in questo caso sono terre e rocce da scavo. Paradossalmente questo potrebbe diventare un onere maggiore, perché io questi materiali li devo classificare, catalogarli, devo stabilire che tipo di materiali sono e via via puoi metterli nel posto più adatto e trovare un posto per la discarica. Mi sembra forse che il comune di Boves, però non lo so ufficialmente, intenda usare questi materiali forse per protezioni spondali lungo il corso del gesso. Però c'è da dire che di tutto questo capitolo, che è un capitolo molto importante, quindi trasporti, rumore, destinazione del materiale, nel progetto assolutamente non se ne parla, non c'è menzione. Bene, vediamo a cosa serve il bacino. Il bacino ha una doppia funzione. Una, il bacino è così a monte di un sistema di irrigazione a goccia a pressione, no? Che lavora circa la pressione di un'atmosfera. Quindi serve come bacino di carico a dare la pressione. Per dare la pressione non serve assolutamente un grosso bacino, basta un grosso bacino che dia la pressione. E poi deve o potrebbe servire da riserva per il periodo secco, però per il periodo secco servono dei volumi molto maggiori, e quindi anche se un bacino di 40.000 metri cubi non è che possa servire molto. Che terreni occupa? A che punto sono gli espropri? E saranno solo questi gli espropri? In data 2 luglio del 2012 è stata inviata una lettera ai proprietari interessati, questa.
il bacino vecchio espropriava questo terreno circa, adesso ho messo dei limiti abbastanza indicato qui in azzurro, quindi circa 3 giornate, 8. Il bacino nuovo ne espropria circa 7, quindi non prende più questo pezzo, prende questi altri per circa 7 giornate di terreno. Questo, il totale sono 26.622 metri quadri e questi sono, diciamo, i proprietari interessati che ovviamente sanno già tutto. Vediamo le due soluzioni a confronto, ma vediamo un'altra cosa interessante. Il progettista cosa dice? Si fa presente che la soluzione proposta rappresenta solo una delle possibili collocazioni della riserva irrigua. Quindi lui cosa fa? Indica una zona molto vasta, che è questa qui in verdolino, la vedete, in cui dice: guarda comune, guarda consorzio, che nell'ambito di questa zona che io ti sto a indicare, questa zona verde, le funzionalità del bacino sono analoghe. Quindi se per caso hai dei problemi con i proprietari di terreni, anziché farlo lì, me lo puoi fare là, mi va benissimo. In particolare, lo dice il progettista, qualora emergessero evidenti difficoltà nell'affrontare le procedure espropriative, si ritiene utile definire un ambito geografico su base catastale in cui è possibile realizzare un invasio con le medesime funzionalità previste nel presente progetto. Quindi è stata indicata adesso una zona, così, però attenzione, se in quella zona ci sono degli ossi duri, magari il bacino viene spostato da un'altra parte, che sia ben chiaro. Vediamo qual è la zona potenziale è questa qua violetta, quindi il bacino magari da qui, viene spostato là, chi lo sa. Questa zona violetta corrisponde a circa 14 giornate. Bene. Poi c'è un'altra frase un po' sibillina nel progetto, che dice: il presente progetto consentirà successivi importanti sviluppi. La capacità di invaso locale potrebbe essere incrementata considerevolmente sfruttando altre aree marginali, è una frase un po' vaga, poste al limite del comprensorio di irrigo in destra orografica, quindi sempre andando giù, dove potrebbero facilmente realizzarsi altri laghi di dimensioni simili o maggiori. Questa frase mi ha un po' inquietato, oddio, ma quanti laghi vogliono fare? E poi tale sistema di laghi sarebbe collegato da condotti in pressione che nei periodi non irrighi potrebbero anche attivare una piccola produzione. Boh, troppa roba ragazzi. Vabbè, andiamo avanti. Comunque questa frase va chiarita perché è un po' inquietante, no? Proviamo a fare un conto dei consumi reali per l'irrigazione goccia a goccia. Io sono un ignorante in questo campo, però sono andato a chiedere alle persone che sanno. E più che ai teorici sono andato a chiedere a chi ci lavora in pratica. E ho imparato, diciamo, che a Rivoira ci sono degli agricoltori molto seri e molto preparati, anche da un punto di vista tecnologico. Quindi per me è stato, direi, un'esperienza piacevole nel vedere che c'è una bella agricoltura che funziona bene. Allora, il progetto dice: la principale prospettiva di sviluppo per l'area del consorzio irriguo, io quando vi metto questi tassellini bianchi sono sempre testi presi dal progetto, è legata all'incremento delle colture specializzate ed in particolare ci si riferisce per le colture orticole alla patata e al fagiolo, mentre per le frutticole in particolare a piccoli frutti, eccetera, eccetera. Benissimo. Vediamo alcuni esempi nella zona di Rivoira: insalata, ortaggi e piccoli frutti. Non faccio nomi, niente. Ho visto, per esempio, che c'è un produttore molto, molto efficiente che irriga goccia a goccia già dagli anni 80, alimenta il tutto con una vasca da 500 metri cubi, profonda circa 5 metri, e il consumo medio per ettaro, quando deve irrigare, è di circa 0,2 litri secondo. Quindi lui con 0,2 litri secondo irriga. Diciamo, sono dei valori che poi mi sono informato anche presso società che forniscono questi impianti, sono i valori medi che dichiarano. Chiaramente i valori possono variare da zona a zona a seconda del tipo di suolo. Parliamo del caso di Rivoira. Rivoira, diciamo che per fare questo tipo di agricoltura, il consumo medio è di circa 0,2 litri secondo per ettaro. Il problema che mi ha denunciato, che ho visto, un problema abbastanza chiaro,
Se usiamo dei bacini poco profondi, come il suo che è 5 metri per esempio, e come sarà anche il nostro, molto vasto, questi bacini d'estate hanno delle acque abbastanza calde, soprattutto si formano parecchie alghe, e quindi se l'impianto di irrigazione non viene alimentato da acque fluenti o da acque di pozzo, ma da acque di superficie, c'è continuamente il problema dei filtri, bisogna sempre stare a ripulire con i filtri, è un'operazione abbastanza lunga e noiosa, però va fatta quotidianamente e questo è un qualcosa che deve fare ovviamente il singolo utilizzatore, non si può fare a monte perché non possiamo mettere un mega filtro e tenere lì una persona a pulire, no? Altrimenti i costi salgono. Quindi teniamo presente questo problema. Un altro caso invece, irrigazione goccia a goccia di mais, recente a rivolgere, un progetto cominciato nel 2012, mi sembra che funziona bene, da voi che ne capisco, il consumo medio è di 0,3 litri secondo per ettaro, mi sembra che il mais sia bello, eccetera, eccetera. Diciamo che il mais consuma parecchio più acqua dei piccoli frutti, vedete che c'è una differenza tra 0,2 e 0,3, comunque sono sempre valori molto moderati, diciamo, rispetto a un'irrigazione tradizionale. Sono dei comportamenti virtuosi, se vogliamo, nei confronti del territorio. Questa irrigazione è alimentata a pozzo che funziona con pannelli solari. Ovviamente l'acqua ci serve quando non piove e quando c'è sole, quindi abbiamo la corrente elettrica. Vediamo la situazione attuale. La posizione dei bacini, versione A, versione B, rosso-blu, la zona molto abitata di Rivora e qua giù vi ho messo, tanto per così ubicare geograficamente, la strada che va a Peveragna. E questa parte qua è già comune di Peveragna. Facciamo l'ipotesi secondo me fantascientifica, comunque proviamo a farla, di mettere 60 ettari, che sono 157 giornate, di campi irrigati a goccia. Se facciamo piccoli frutti o mais abbiamo bisogno o 12 o 18 litri secondo in totale, arrotondiamo a 20, siamo abbondanti, quindi quello che ci serve sono 20 litri secondo per irrigare tutto sto popò di roba. Mi sembra strano che si arrivi a fare una cosa del genere, però diciamo facciamo così gli ambiziosi, no? Facciamo gli ambiziosi. Il progetto preliminare prevede due fasi, una prima fase che coincide con la realizzazione del bacino e di una piccola rete di distribuzione, giusto? E la seconda fase che poi rappresenta un ampliamento complessivo della rete con una ramificazione che poi raggiunge i vari campi. La prima fase progettuale prevede unicamente questo pezzo di rete, quindi il bacino è una specie di spina dorsale, diciamo, che non arriva ancora neanche fino a Rivoira, vedete. La seconda fase invece prevede una rete già più capillare che riesce a servire un gran numero di utilizzatori. Ecco, a questo punto sorge la domanda, ma alla fine chi sono questi utilizzatori delle acque? Io, da parte mia, non lo so, mi piacerebbe saperlo perché non... ci sono 90 potenziali adesioni, io ho aderito anche perché nel mio caso io possediamo con la mia famiglia circa una giornata di terreno, però mai nessuno ci ha risposto. L'adesione era un modulo del genere in cui si diceva con la presente porta conoscenza della sua volontà di aderire al costituendo consorzio di irrigazione, i terreni sono questi, eccetera, eccetera. Io l'ho spedita, ma mai nessuno mi ha risposto. Spero che lunedì arrivo ora mi venga detto qualcosa. Vediamo quali sono i problemi. Dunque, andiamo a espropriare 7 giornate di buona terra senza sapere a favore di chi, per il momento. Diciamo anche che un bacino e una rete hanno un costo. Costo è un pompaggio, perché l'acqua non viene fuori dal bacino, va pompata fuori. C'è un costo di manutenzione e quindi, in altre parole, l'acqua avrà un costo al metro cubo. Questo costo al metro cubo non è mai stato detto a nessuno. Prima di fare una progettazione definitiva è chiaro che bisogna sapere chi sono gli utilizzatori, perché anche sta rete io non la posso far andare nel campo di uno che poi mi dice no, guarda che io non sono interessato, lo devo sapere prima, no?
E poi bisogna anche contare che se non viene fatta una rete di distribuzione presto, noi avremo un bacino che sta lì inutilizzato, non lo usa nessuno per anni. Quindi è importante che, diciamo che bacino e rete, se vengono fatti conseguentemente, in tempi rapidi, in tempi brevi, se no abbiamo la solita cattedrale nel deserto, come si usa dire, no? Allora, nell'ipotesi di ripetiamo, di irrigare 60 ettari, 150 giornate di campi irrigati a goccia, tutti a mais anche, non a piccoli frutti, ci servono 20 litri secondo. Bene, io vi dico in tutta sincerità che per dare 20 litri secondo per meno di 2 mesi l'anno, meno di 2 mesi l'anno, perché per il resto l'acqua c'è, è inutile e anche insensato secondo me, espropriare 7 giornate di terreno agricolo questi. E rovinare definitivamente il paesaggio. Per me è una follia, ve lo dico in tutta sincerità. Ci sono un sacco di altre possibilità che sono meno costose, molto meno costose e meno dannose rispetto all'ambiente. Pozzi, piccoli bacini, e aumentare l'efficienza del prelievo del collo nel periodo estivo. Pozzi, il fabbisogno è di 20 litri. Vi ricordo che a Via Auta c'è un pozzo non utilizzato, l'aveva fatto fare il sottoscritto per l'acquedotto, quando c'era Pier Giorgio Piano sindaco, e io lo facevo come servizio civile per il comune, non come. L'acqua è una profondità di circa 12 metri, questo pozzo da 50 litri secondo, 2 volte e mezzo quello che ci serve a Rivoira. E lì, non serve a nessuno. A Rivoira, nella zona delle vecchie cave di Dolomite, è possibile ottenere portate del tutto analoghe, no? In più, essendo l'uso prevalentemente estivo, un pozzo può essere alimentato da pannelli solari. Dove si può trovare l'acqua? Questa è Rivoira, qui ci sono le vecchie cave, ovviamente nelle carte d'oggi non sono più segnate, se vado a vedere le vecchie carte, Fornace, Fornace, Cava di Calce, le vedo ancora segnate adesso. Questa zona qua è una zona in cui nel sottosuolo, se ci mettiamo a bucare, troviamo un sacco d'acqua. Ed è vicinissima alla rete, non solo, ma è vicina alla parte in cui la rete ha più bisogno d'acqua, la parte dove hai i terreni più grandi, che vedete in questa zona qua, è già quasi tutto occupato, case, casettine, strade, stradine, a parte le zone occupate dai produttori esistenti, però alcuni di loro se la cavano già da soli. In più, lì sopra, volendo, posso fare dei piccoli bacini. Quindi questa mi sembra la soluzione più razionale. La presa sul colla, si può migliorare. La presa sul colla adesso è un po' di cemento appoggiata sulla ghiaia, la vedete, no? Cosa succede? L'acqua se ne sta tutta lì sotto, se ne sta dentro la ghiaia. No, noi ne prendiamo una minima parte. D'estate l'acqua non la vediamo, lo sapete come è fatto il colla, no? E se ne passa lì sotto. Quindi basta fare un setto, in modo da bloccare l'acqua, farla risalire, la mia presa aumenta enormemente di efficienza. Chi conosce il Colla lo sa benissimo che in certi posti l'acqua c'è tutto l'anno, sotto il ponte del Mignot, qui, dove è tutta roccia, l'acqua c'è sempre, non manca mai, mai, mai. Poi vado 20 metri più a valle, si infila nelle ghiaie e sparisce, però io devo andare a prenderla nella roccia l'acqua. Ultimamente poi anche sia gli idroelettrici che gli agricoli hanno messo a punto dei sistemi che sono delle traverse gonfiabili, che si gonfiano rapidamente, una specie di canotti, no? Cosa servono nel nostro caso? D'estate, quando piove molto, l'acqua dell'acquazzone noi non la prendiamo mai. Se invece mettiamo una traversa del genere, catturiamo tutta l'acqua dell'acquazzone e la mandiamo in un piccolo bacino e aumentiamo l'efficienza della presa del colla. Ci sono un sacco di cose da fare. Concludiamo. Il bacino di Teti Molettino è stato ubicato senza che sia stato uno studio di fattibilità, niente. È andato qualcuno e ha detto: oh, che bel posto, mi piace. Poi dice: ma magari questo qui me lo lascia fare sul suo terreno e lo faccio qua. Ma difatti si è visto che abbiamo già dovuto spostarlo una volta. Non mi sembra la soluzione adatta a risolvere i problemi, e poi pone un vincolo ambientale enorme, proprio. Mi faccio un tumpi d'acqua messo lì il giorno che non mi serve più, l'unica roba è fare una discarica di immondizie. Ci sono delle soluzioni meno costose e con meno impatto per l'ambiente, quindi si risparmierebbe molto. E non solo si risparmierebbe facendo un lago più piccolo
e magari rifornendolo con pozzi, con una presa più ben fatta, ma gli stessi soldi li potremmo usare subito per fare subito una rete più capillare, già nella prima fase. Ad oggi non vi è ancora un impegno dei possibili utilizzatori, a meno che io non sia stato tagliato fuori dal circuito, ma nessuno mi ha mai chiesto e mi ha mai detto quanto costa l'acqua in quella zona. E poi faccio una considerazione: avere dei fondi a disposizione non è un motivo sufficiente per spenderli male, e neanche per danneggiare l'ambiente. Non è che dobbiamo spenderli a tutti i costi, così abbiamo i soldi, allè, spendiamoli. No, attenzione. Tanto non sono soldi che piovono dal cielo, sono soldi delle nostre tasse, che sono finiti lì e si tornano indietro, e poi dobbiamo spenderli bene. Ci sono delle soluzioni alternative meno costose e con meno impatto per l'ambiente. Uno, migliorare l'efficienza della presa sul collo. Due, un piccolo bacino di carico per dare la pressione, ma basta, solo un piccolo, uno o due pozzi per alimentare il sistema. Poi ricordo, è importante mantenere inalterato il sistema attuale delle bialere, perché bisogna dare la libertà a chi vuole di continuare a lavorare come ha lavorato sempre adesso. Non è che possiamo poi obbligarlo, dice no, adesso ti obbligo a prendere l'acqua in pressione. No, io voglio la mia bialera e voglio andare avanti con la mia bialera. Queste ve le leggete da soli, sono quattro frasi. L'ultima per me è particolarmente importante: per risolvere i problemi serve a lavorare insieme, le contrapposizioni sono inutili e dannose, quindi queste riunioni secondo me sono riunioni utili, costruttive, non serve chiudersi ognuno a casa sua per non parlare, è molto meglio parlare e discutere, perché solo parlando e discutendo che si risolvono i problemi. Grazie.